Grazie a tutti per essere venuti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per far continuare quella che è la nostra attività di apriscatole, cioè l'iniziativa che cerca di tirar fuori tutto quello che di marcio è all'interno di questa scatola che purtroppo è vuota di contenuti, ma è piena di tante nefandezze e di tanti privilegi. Questo è un lavoro che viene fuori dalle, sono dei dati che vengono fuori dal lavoro fatto da Fraccaro del Comitato per gli Affari del Personale, che è proprio un comitato che si occupa delle spese del personale, e per quanto riguarda l'Ufficio di Presidenza dal Vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che ora entrambi vi illustreranno un attimino quelli che sono gli scandali di questi numeri. Grazie Riccardo, grazie a tutti voi della presenza. Vedete, io penso che la vera forza del Movimento 5 Stelle sia la coerenza. Quando noi parliamo di buona politica, di politica trasparente, quando parliamo di zero sprechi, di politica a servizio del cittadino, esclusivamente a servizio del cittadino, cerchiamo di dare noi per primi il buon esempio. Abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, ci siamo dimezzati lo stipendio, abbiamo restituito l'eccedenza dell'indennità della diaria. E lo facciamo perché siamo convinti che questa crisi, che in realtà è un vero e proprio stato di guerra, si possa combattere, si debba combattere soprattutto attraverso una lotta a quelle che sono le situazioni insostenibili di privilegi, riportando l'equità sociale, chiedendo a chi ha di più di dare di più. E noi lo possiamo fare solamente se abbiamo la forza della coerenza. Ed è questo lo spirito che mi ha animato fin da subito nello svolgere il mio ruolo di membro del CAP, del Comitato per gli Affari del Personale, all'interno dell'Ufficio di Presidenza. Ma vediamo quello che ho scoperto in queste settimane di attività. Innanzitutto il costo del personale in servizio per la Camera arriva quasi a 280 milioni di euro. Il costo per il personale in quiescenza, quelli che sono andati in pensione, dipendenti in pensione, che prendono un vitalizio, perché fino alla scorsa legislatura anche il personale della Camera andava in pensione con il sistema retributivo, ammonta a più di 220 milioni di euro. Se noi mettiamo insieme questi dati, mettiamo insieme anche il dato relativo alle spese per i dipendenti, per i parlamentari, vediamo che quasi due terzi del bilancio della Camera è destinato a pagare dipendenti della Camera, dipendenti di quiescenza e parlamentari. Ho anche scoperto che dopo 25 anni di servizio, un assistente alla Camera, quindi ad esempio un barista, un usciere, un commesso, arriva a prendere oltre 111.000 euro lordi annui. Un segretario, oltre 133.000 euro. Un documentarista, oltre 193.000 euro. Un consigliere, oltre 290.000 euro. E sono queste cifre non veritiere al 100%, perché in realtà i dipendenti della Camera hanno degli scatti retributivi biennali automatici fino al pensionamento. Cioè non c'è un limite di tempo, non c'è una retribuzione reale, perché fino al pensionamento i dipendenti della Camera vedono un aumento automatico della loro retribuzione, quindi vanno oltre il 25esimo anno di età. E sono quindi degli scatti che non sono per nulla legati al merito. Il vice segretario generale della Camera parte come stipendio di partenza da oltre i 300.000 euro. Il segretario generale oltre i 400.000 euro lordi annui. L'attuale segretario generale è stato nominato nel 99, facendo un po' di conti, oggi avrà una retribuzione che supererà i 550.000 euro. E anche, in realtà anche questa retribuzione non è reale, perché a questa si devono aggiungere tutte le varie indennità, quindi arriverà molto probabilmente a una cifra non distante dai 600.000 euro annui lordi. Quindi sono dati parziali, ma più o meno attendibili.
è evidente che questi dati, che questa realtà è insostenibile, sono dei costi insostenibili, che non hanno un minimo riscontro con la realtà al di fuori della Camera. E sono dati e situazioni contro le quali ho cercato di porre freno, ma mi sono trovato subito due ostacoli davanti, un vero e proprio muro di gomma. In primo luogo ho chiesto, per poter lavorare in maniera efficace, di accedere ai curricula dei dipendenti della Camera e relative retribuzioni. Mi è stato detto che non avevo un interesse giustificabile, che giustificasse questi dati. Quindi io non ho avuto ancora la possibilità di accedere a questa documentazione. Un vero e proprio muro di gomma, una difficoltà ad accedere alla documentazione per poi intervenire. Come membro del CAP io devo decidere della situazione giuridica retributiva dei dipendenti, ma non posso sapere attualmente chi sono e quanto prendono realmente. L'altro ostacolo, forse ancora più inaccettabile, riguarda i partiti, gli altri partiti, ed è una questione bipartisan, cioè la mancata volontà di toccare quelli che vengono definiti i diritti acquisiti, la mancata volontà di toccare le attuali retribuzioni, che sono realmente insostenibili. Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che a tal proposito si debba fare un cambio di passo, non si possa più sostanzialmente scaricare sulle future generazioni quelle che sono le strutture, le inefficienze del sistema nel presente. Continuiamo a posticipare i tagli, le manovre che dobbiamo fare nel presente alle persone che guadagnano oggi delle situazioni inaccettabili. Per esempio, la scorsa legislatura la Camera ha approvato delle nuove curve retributive che prevedono una riduzione del costo del personale generalmente intorno al 20%. Però, nel puro stile italiano che ha contraddistinto le precedenti legislature, queste nuove curve si applicheranno solamente ai nuovi assunti, ai futuri assunti, e le assunzioni sono ferme, come sapete, da anno, quindi voglio capire quando questi risparmi si otterranno, e solamente se queste curve verranno approvate anche dal Senato. Quindi se. In realtà, dalla mia attività in queste settimane, ho riscontrato sì la volontà degli altri partiti di portare dei tagli, ma dei tagli marginali. Cioè, l'obiettivo è quello di incidere in maniera il meno efficace possibile, il meno dirompente possibile, per salvaguardare le posizioni comunque già acquisite, e avere un effetto immediato di riscontro soprattutto con la pubblica opinione. Infatti si sta cercando di portare dei risultati che sono dei risultati marginali prima dell'estate, proprio per poter dire abbiamo fatto qualcosa. Alla via dei lavori del CAP, alla prima riunione ha presieduto Laura Boldrini in maniera irrituale, perché la Presidente è la Sereni, e ha subito dettato le linee, i paletti su cui intervenire. Quindi anche nel CAP stiamo vivendo quella situazione che viviamo quotidianamente qui in Aula, in Parlamento, quindi le decisioni reali vengono prese all'esterno e noi dobbiamo solo rincorrere. Possiamo rincorrere cercando di apportare dei miglioramenti, degli piccoli emendamenti, cercando di trovare una mediazione che non sia necessariamente a ribasso. Perché ha definito quelli che sono i punti su cui intervenire, ha definito quali sono le modalità per intervenire insieme all'amministrazione, e noi ci siamo trovati, tutti noi, e questo devo dire ha riscontrato le critiche anche di altri esponenti, tipo di Giachetti, insomma è evidente che per ristrutturare in maniera efficiente, per fare dei tagli reali al sistema, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo approfondire l'argomento, dobbiamo provvedere a una riorganizzazione generale della Camera, prima ancora che dei tagli su alcune indennità. Cioè, no, è necessario, proprio per la crisi in cui vive questo Paese, fare degli interventi più radicali. Ma vediamo quali sono questi punti, quelli più importanti almeno, altrimenti mi dilungherei troppo. La trasparenza. La proposta della Presidente Boldrini, accolta dalla Sereni, portata avanti dalla Sereni, è quella di pubblicare sul sito della Camera
è stata quella di pubblicare sul sito della Camera le curve retributive fino al 35° anno di carriera. Ma si tratta di una vera e propria presa in giro nei confronti dei cittadini. Io l'ho già detto senza paura al CAP e ero abbastanza solo in questo. Perché una presa in giro? Perché qui dentro, ribadisco, gli stipendi aumentano fino alla pensione, con degli aumenti biennali del 2,5%, senza merito, automatici. E soprattutto non si vuole pubblicare il curriculum vita dei dipendenti pubblici, quando sappiamo che questo stesso Parlamento, con la stessa maggioranza che supportava allora Monti, ha emanato un decreto legislativo che prevede invece l'obbligo di trasparenza per le pubbliche amministrazioni. Cioè questo Parlamento vuole essere meno trasparente di quanto chiede alle altre amministrazioni pubbliche. La mia proposta, la nostra proposta come Movimento 5 Stelle è stata una proposta di trasparenza, pubblicazione di tutte le retribuzioni e pubblicazione di tutti i curriculum vitae dei dipendenti pubblici, visto che i cittadini, a nostro modo di vedere, hanno il diritto di sapere chi pagano e perché vengono pagati così tanto. Ma purtroppo questa mia proposta è stata, questa con sorpresa, appoggiata da PDL e Scelta Civica, mentre, e questo è stato il rammarico che abbiamo vissuto tutti, è stata contestata fortemente, negata da PD e SEL, con motivazioni inspiegabili. Ci è stato addirittura detto che si pubblicheranno le retribuzioni fino al 35° anno perché sono già uscite sui giornali, quindi perché andare oltre. Questo fino a stamattina, dopo la pressione mediatica anche forse di questi giorni, grazie anche al lavoro che stiamo conducendo in ufficio di presidenza, il CAP, un piccolo passo avanti è stato fatto, si è concesso di pubblicare le retribuzioni fino al 40° anno, un piccolo passo in più, e pubblicare il curriculum vita di quelli che sono i responsabili di struttura, cioè una novantina di persone su 1521 dipendenti della Camera. Un piccolo passo incontro ai cittadini, ma non troppo, non sbilanciarsi mai. La nostra battaglia sulla trasparenza è una battaglia che non facciamo così tanto per fare. La trasparenza non è un lusso, ma noi riteniamo che sia lo strumento più importante che abbiamo a disposizione per contrastare quelli che sono i fenomeni patologici della pubblica amministrazione. Cioè il fenomeno delle raccomandazioni, del clientelismo, della concentrazione di poteri, eccetera. Che noi non avevamo nessun motivo di ritenere che fossero fenomeni propri della Camera. Però devo dire che tutte questi ostacoli che ci stanno ponendo di fronte, qualche dubbio lo stanno facendo venire. Vado oltre. L'altro tema sono le indennità. Beh, è assurdo che la Camera continua a pagare indennità di immissioni dati, indennità meccanografiche, indennità per gli autisti parcheggiatori, sono soldi in più rispetto alla retribuzione, indennità per gli addetti al recapito della corrispondenza, indennità da pittori, falegnami, addetto alla cucina, centrali telefoniche, tappezzieri. Va bene, questo credo che sia evidente e c'è anche una volontà abbastanza condivisa di eliminarle, vedremo se sarà reale. Ma c'è un'altra indennità che è ancora più importante, l'indennità di funzione. L'indennità di funzione è l'unico strumento di merito all'interno della Camera, cioè sono indennità che vengono date a chi dovrebbe svolgere un ruolo di responsabilità. La proposta della maggioranza è quella di ridurle. Bene. Dopo un maggiore studio e un'analisi ci siamo però resi conti che ad esempio, su 179 dirigenti, cioè di consiglieri della Camera, ben 170 prendono l'indennità di funzione, cioè tutti sono responsabili all'interno della Camera, soprattutto nelle fasce alte. È la soluzione tipica all'italiana, quindi tutti i colonnelli, nessun soldato. Soldi a pioggia a tutti, la responsabilità diffusa, nessuno è responsabile. Infatti è anche difficile trovare all'interno della Camera un atto della Camera che sia sottoscritto da un dirigente, che sia firmato, autografato. Ma vado oltre, curve retributive, vi ho già detto della situazione riguardante alle nuove curve per i nuovi dipendenti, per i futuri dipendenti che sappiamo per il momento il turnover è bloccato. Noi abbiamo proposto di almeno introdurre un tetto massimo.
come avviene in tutte le pubbliche amministrazioni. Nelle pubbliche amministrazioni è previsto un tetto massimo che è quello del, ditemi se mi sto dilungando troppo, del Presidente della Corte di Cassazione, il primo Presidente della Corte di Cassazione, che non è di poco conto, si parla di 320.000 euro lordi annui, come minimo, e di introdurre, dove possibile, il merito per gli scatti. Quindi basta aumenti automatici, ma aumenti giustificati in base al merito, con dei sistemi di merito, come avviene in tutta Europa. Anche qui c'è stato un accoglimento di queste istanze, soprattutto per quanto riguarda il merito e il tetto massimo, ma proprio sempre con l'idea di non toccare i diritti acquisiti. Quindi si parlerà per le future generazioni, sempre scaricare le ingiustizie attuali su chi verrà, su chi ci seguirà. Altre misure sono state prese per le ferie, qui i dipendenti della Camera hanno più ferie rispetto ai loro colleghi al di fuori nella pubblica amministrazione, e qui c'è condivisione almeno per riportarli, per riavvicinarli a quanto avviene nella pubblica amministrazione in generale. E sulle possibilità di cumulo, ci sono dipendenti della Camera che hanno accumulato a fine anno più di 500 giorni di ferie, vuol dire una pensione anticipata di almeno 3 anni. Pensione ovviamente che tra l'altro sarà corrisposta senza lavorare gli ultimi 3 anni di attività lavorativa, che sono gli anni in cui percepiscono di più. Un'altra battaglia che stiamo portando avanti è il divieto di cumulo. Divieto di cumulo tra le pensioni, perché le pensioni sono a carico della Camera per i dipendenti della Camera, che sono in realtà vitalizi, sono pensioni d'oro. Quindi almeno abbiamo chiesto che si provveda immediatamente a introdurre il divieto di cumulare le pensioni con ulteriori incarichi. Ci sono attualmente 12 persone, non posso sapere chi sono, non mi danno questi dati, 12 persone che oltre a prendere la pensione, una pensione molto elevata dalla Camera, prendono anche, visto che hanno ulteriori incarichi al di fuori della Camera, anche un'ulteriore retribuzione, sempre a carico dei cittadini. Con questo semplice divieto si potrebbe risparmiare subito 3.300.000 euro annui. Mi è stato detto che in questo caso è meglio aspettare una legge. Quindi c'è la volontà, mi è stato detto che c'è la volontà del governo di introdurle per tutta la pubblica amministrazione questo divieto. Vi invito anche voi giornalisti di monitorare questa volontà e se verrà applicata realmente. Un'altra battaglia che stiamo facendo riguarda la temporaneità degli incarichi. Un tempo era così anche all'interno della Camera, soprattutto per le cariche apicali, il segretario generale, che sappiamo prende un stipendio al di sopra di 500.000 euro lordi, e dei vice segretari generali, dei capi servizio, che è la temporaneità è prevista anche nella pubblica amministrazione, serve proprio per non creare centri di potere, per garantire la terzietà dei ruoli più importanti nell'amministrazione pubblica. Non è stata presa in considerazione, la porterò domani nell'ufficio di presidenza, dove ho anche chiesto espressamente con la lettera Boldrini di poter accedere a tutta la documentazione relativa ai dipendenti pubblici. È una richiesta che è già uscita sui giornali e che domani ribadirò. Comunque io mi fermo, perché avete anche a disposizione un dossier che è un primo appuntamento per comunicare all'esterno quello che avviene all'interno della Camera. Il nostro impegno come Movimento 5 Stelle per portare questa struttura a un livello di efficienza, trasparenza, sostenibile, rimarrà costante e fermo finché noi rimarremo qui dentro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti di essere qui. Io cercherò di affrontare l'altro versante, quello lì politico, che riguarda la politica e la politica che dovrebbe riformare se stessa qui dentro attraverso l'ufficio di presidenza. C'è da dire che avevamo cominciato bene. Avevamo cominciato bene in questo ufficio di presidenza i primi giorni, quando furono eliminati gli appartamenti, furono eliminate le spese di rappresentanza per i vicepresidenti della Camera. Io ne avevo diritto 13.000 euro, non li avrei mai presi, ma erano 13.000 euro annui di spese di rappresentanza, fu eliminata la quota della spesa telefonica. Poi iniziamo a dover toccare la parte più consistente, cioè il trattamento economico dei parlamentari. Movimento 5 Stelle, ricorderete, la prima proposta che abbiamo presentato qui alla Camera
nella storia del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è proprio l'adeguamento dei trattamenti economici dei deputati a quello dei deputati del Movimento 5 Stelle. Niente di esagerato se non appunto il dimezzamento dell'indennità, le rendicontazioni a piè di lista e poi eliminare i doppi incarichi, quindi le doppie indennità. Valeva 42 milioni di euro. Questa proposta fu il contenuto di un'istruttoria dei questori, che io ricordo testuali parole in ufficio di presidenza, era l'ultimo ufficio di presidenza prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, fu detto va bene, rimandiamo a subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica per riflettere un po' di più, così i questori sentono le forze politiche. È inutile dirvi che questa istruttoria è ancora insabbiata nel Collegio dei Questori e che rappresenta una vera scelta. Perché? Perché il fatto di aver eliminato gli appartamenti, dicendo all'inizio, per i vicepresidenti e per i questori, dicendo all'inizio questi appartamenti saranno utilizzati per fini sociali, quando poi si è verificato che la Camera non è una onlus purtroppo e quindi non lo può fare, e aver eliminato le indennità, le spese di rappresentanza, ha rappresentato esclusivamente il primo passo, per così dire lo spot. Ma poi dopo, quando si trattava di aggredire le cifre a sei zeri, allora lì si è fermata un po' quella che era la rivoluzione all'interno di questi palazzi. Io vi dico che questo ufficio di presidenza, da quando sediamo noi lì, non ha fatto altro che continuare ad approvare privilegi. Che cos'è un privilegio per me? Un privilegio è un trattamento completamente diverso da un cittadino normale lì fuori. Quando nell'assicurazione sanitaria si è inserito il coniuge dello stesso sesso all'unanimità di tutte le altre forze politiche, si è non solo confermato un privilegio, ma soprattutto si è dimostrata poi la totale incoerenza di quelle forze politiche che poi in aula sbandierano la bandiera della famiglia, sbandierano la bandiera contro le coppie dello stesso sesso. Noi fummo tra quelli che votarono contro, fummo accusati addirittura di non essere, di essere intolleranti, ma lo spirito era questo qua. Altro caso, il caso Porcu. Io spiegai, il caso Porcu di questo ex deputato che si è fatto 4 legislature, è un inabile al 100% e ovviamente non può lavorare. Spiegai lì in ufficio di presidenza che io ho familiari nelle condizioni di Porcu che prendono indennità di accompagnamento, quella statale di 600 euro. E quando spiegai questo, io mi ricordo chiaramente due affermazioni in ufficio di presidenza. Una, che mi dissero 600 euro che cosa sono, perché questo deputato chiedeva un assegno straordinario di 2200 euro al mese fino a che non sarebbe approdato al vitalizio che gli spetta come deputato che ha fatto 4 legislature. E un'altra affermazione molto curiosa, che venne dalle fila della sinistra, per così dire, che diceva e invitava la Presidente: approviamo questo assegno straordinario, però stiamo attenti a come lo comunichiamo, dobbiamo fare una buona comunicazione, perché con una buona comunicazione facciamo vedere che almeno non abbiamo fatto un'ingiustizia. È questo il clima che stiamo vivendo. Il clima è quello di una Camera che, abbiamo visto, spende tra vitalizi circa 120 milioni di euro. Poi ci sono gli stipendi dei parlamentari che potrebbero essere ridotti con la nostra proposta e quindi risparmiare 42 milioni di euro. Di affitto immobili spende 30 milioni di euro quando abbiamo nei nostri stabili di proprietà gli uffici di Bertinotti e Fini che non si sa per quale ragione stanno ancora qua. È stato chiesto alla Presidente di metterlo all'ordine del giorno, mi è stato detto che era stato sottoposto al Collegio dei Questori e poi non si sa perché questo Collegio dei Questori diventa il triangolo delle Bermuda dove si perde tutto, scompare tutto, è scomparsa anche questa proposta sugli uffici di Bertinotti e Fini. Tengo a precisare che oltre agli uffici, quindi gli immobili, ci sono i decreti che permettono a Bertinotti e Fini di assumere il personale nei propri uffici. Gli appartamenti dei questori e dei vicepresidenti. I tre appartamenti dei questori fino alla passata legislatura stavano a Palazzo Marini 1, un palazzo che è stato dismesso. Ci si affrettò a dover rifare gli appartamenti per i questori adeguando degli uffici. Costo 200.000 euro per adeguare impianti elettrici e così via.
fine legislatura scorsa, inizia questa legislatura, li dismettiamo. Quegli appartamenti ci costavano 40.000 euro all'anno di manutenzione. Ora arriva giustamente questa legislatura, vengono dismessi, cioè i questori non li possono più utilizzare. Io ho parlato con il capo dell'ufficio patrimonio che giustamente diceva: questi appartamenti almeno muoviamoci a farli diventare uffici, perché già come stanno possono diventare uffici senza spese onerose, e liberiamo immobili in affitto. Solo togliendo di mezzo Bertinotti e Fini possiamo spostare il servizio sicurezza in un immobile di nostra proprietà e lasciare l'immobile in cui ci sono, che tra l'altro ha diritto di recesso. Una delle grandi singolarità di questi contratti di affitto che ha stipulato la Camera negli anni è che i palazzi marini non hanno diritto di recesso. Non c'è diritto di recesso, quindi fino al 2018 ce li dobbiamo tenere, 2014-2018 c'è una exit strategy di questi palazzi, che però non hanno diritto di recesso. Questo qua del servizio di sicurezza si può recedere dal contratto. Poi, come sapete, da bilancio stampiamo atti parlamentari per 9 milioni di euro. Ora, io ebbi all'inizio del mio mandato un incontro con il capo del servizio informatica d'Orta, che giustamente diceva: noi siamo anche pronti per informatizzare il percorso degli atti. Siccome poi i parlamentari hanno 2.500 euro per legislatura di rimborso di spese informatiche, possono benissimo attrezzarsi con tablet e ebook reader e seguire il percorso della proposta di legge esclusivamente in via informatica e tutti gli atti connessi. Ora, non dico che riusciremo a risparmiare tutti i 9 milioni di euro, ma i 2/3 di questa spesa con un percorso di informatizzazione verrebbero eliminati. Poi ci sono le donazioni agli enti, che è un altro capitolo di questa Camera dei Deputati, tra cui, come vedete, c'è il circolo di Montecitorio che prende 100.000 euro, l'associazione ex parlamentari che prende 30.500 euro e questo rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno che prende 20.000 euro. Tra l'altro so che il Fatto Quotidiano è stato sul luogo, ha cercato di accedere a questa struttura non riuscendoci. Il mio auspicio è quantomeno riuscire a capire, cercheremo di farlo attraverso qualche singolare interrogazione in ufficio di presidenza per cercare di capire questi soldi perché vanno lì. Non è tanto la cifra, che sono 20.000 euro, ma è soprattutto capire la ragione. Poi ci sono le cosiddette delegazioni interparlamentari. Ora, al di là dell'OSCE, che forse è quella lì che magari ha un minimo di significato, sulle altre secondo noi andrebbe fatta una ricognizione, perché ci sono centinaia di migliaia di euro che vanno a queste delegazioni. Io per esempio ho partecipato alla conferenza parlamentare dei parlamenti adriatico-ionici che percepisce una somma e che io credo sia un tipo di attività che possa essere benissimo fatta in remoto, per quello che abbiamo fatto e per quello che ci siamo detti. Fatto in remoto significa anche agevolare i servizi di traduzione, i servizi quindi di i problemi linguistici che ci possono essere e così via. Non voglio continuare all'infinito, vi dico solo qualche ultima cosa. La questione dell'assicurazione sulla vita, che ci costa circa 1 milione di euro sulla vita dei deputati. L'assicurazione sanitaria è un problema, perché l'assicurazione sanitaria è un fondo in equilibrio che si regge sui contributi che stanziano i parlamentari, ma è un fondo in equilibrio finché si è calcolato con il coniuge di diverso sesso. Sappiamo che adesso che si sta avviando quest'altra possibilità del coniuge dello stesso sesso, cambiano i rischi e quindi il fondo ora è equilibrato dalla Camera per una cifra irrisoria che sono 5.000 euro, però continua dal punto di vista, potrebbe continuare a crescere. Per noi non è una cosa essenziale, ognuno si può stipulare il proprio fondo per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, lo stesso vale sulla vita. E infine l'acquisto software, qui ci sono 4.800.000 euro di acquisto software, sempre nel mio incontro con il capo del servizio informatica d'Orta parlammo della possibilità di avviare un'adozione dei software open source alla Camera dei Deputati spinta. Mi disse che loro già stavano tenendo il doppio binario open source e quindi quelli a pagamento, ma
in sostanza quelli, quindi software privati con diritti, ma il grande passo sarebbe quello di cominciare a sostituire tutti quelli a pagamento con l'open source, che sicuramente deve richiedere un percorso, ma è un percorso che è il caso di cominciare ad utilizzare, perché ha anche un grande significato, un grande valore per la pubblica amministrazione. Le altre cose le trovate sul dossier. Cosa farebbe il Movimento 5 Stelle se oggi fosse maggioranza nell'ufficio di presidenza? Una cosa è chiara su tutte: aggredire i diritti acquisiti. Io non lo dico solo per la Camera dei Deputati, io ovunque sto incontrando delegazioni di cittadini che hanno dei problemi, trovo gente che ha diritti acquisiti e vanta diritti acquisiti che non dovrebbe vantare, non è una generalizzazione per la Camera, per carità, e dall'altra parte trovi gente che dovrebbe avere un minimo di diritti e gliel'hanno tolto per legge. Qui dentro i vitalizi sono una spesa enorme e io credo che il servizio avvocatura della Camera sia attrezzato per poter anche sopportare un eventuale ricorso nei confronti della Camera dopo un'abolizione dei vitalizi. Qui c'è un servizio avvocatura con un capo che ha portato avanti cause sui conflitti di attribuzione vinte con grandissimi meriti, e credo che questo servizio avvocatura sia in grado anche di affrontare una questione del genere, perché se non cominciamo da qui, da quello che è in essere, come diceva Fraccaro, scarichiamo sempre i problemi e le responsabilità di questa generazione su quella futura. Inoltre, per noi, se fossimo maggioranza in ufficio di presidenza, andrebbero abolite i due tipi di assicurazione, vita e sanitaria. L'informatizzazione degli atti parlamentari, ve l'ho detto, c'è l'assegno informatico per i deputati che è già di per sé una cosa in più, perché noi abbiamo le spese di esercizio del mandato che ci possono permettere abbondantemente anche di utilizzare gli strumenti informatici. Le 10 auto blu, noi qui abbiamo 10 auto blu con 2 turni di autisti. Quando noi arrivavamo in ufficio di presidenza, all'indomani dei primi due che, come ho detto, avevamo cominciato bene, noi tre dell'ufficio di presidenza insieme a Mannino chiedemmo l'abolizione di 9 auto blu e di lasciarne una per la presidenza della Camera. Ci fu risposto dalla Presidente in persona che c'era bisogno di decoro istituzionale. Questa fu la risposta che avemmo i primi giorni e quindi avemmo già un impatto. Via le donazioni a questi circoli di Montecitorio e così via, che se si vogliono mantenere si mantengono in piedi da soli, l'associazione ex parlamentari e così via possono mantenersi in piedi da soli. E una ricognizione delle delegazioni, perché quando sono stato alla delegazione della Conferenza Adriatico-Ionica, alla Conferenza Adriatico-Ionica dei Parlamenti, lì fu detto che d'ora in poi non erano più i presidenti dei parlamenti che partecipavano, ma delegazioni delle commissioni. Bene, ci sono già i costi delle missioni, i costi dei rimborsi spese, il cerimoniale rimborsa un sacco di spese. Io credo che queste delegazioni possono essere del tutto informatizzati, gli incontri, i rapporti, e poi il nostro personale della Camera, che è quello che principalmente tiene il filo del discorso in queste riunioni delle delegazioni con il personale degli altri parlamenti, si sentono, si organizzano e possono andare avanti da questo punto di vista. Recuperare gli uffici inutilizzati, cominciando dagli ex presidenti della Camera che non hanno ragione di stare qui. Prima si erano inventata la ragione, che era la fondazione della presidenza della Camera. Adesso non c'è più questa fondazione, non esiste neanche più una ragione per tenere gli ex presidenti. E infine la conversione degli appartamenti dei vicepresidenti e dei questori, che devono diventare uffici. Questo ci permetterebbe di avviare una liberazione degli uffici che abbiamo in fitto, degli immobili in fitto, e poi sperare il prima possibile che scadano i termini di questi cosiddetti affitti contratti d'affitto senza recesso, che sono poi la vera vergogna di quello che si è fatto qui dentro per anni, e cominciare a dismetterli contemporaneamente recuperando spazi lì dove oggi sono spazi inutilizzati. A breve, tutte queste proposte, che alcune, come vi ho detto, sono state presentate e si sono fermate, saranno rimesse insieme in un'unica grande proposta che sarà presentata di nuovo alla Presidenza della Camera, e confidiamo nel fatto che, dopo averlo detto anche in una conferenza stampa, ci possa essere un'attenzione maggiore. A noi dispiace a volte che dobbiamo fare queste comunicazioni venendo qui in conferenza stampa, nel senso che magari queste cose si possono anche fare delle proposte nell'ufficio di presidenza, si risponde, si mette all'ordine del giorno, si vota e ci si assume le responsabilità.
Invece, molto spesso, come vale per l'accesso agli atti, così per le proposte, scompaiono, ritardano e questo quantomeno ci fanno pensare ad una malafede. Grazie. Vasco Pirri, Italpress, buongiorno. A parte la battuta, diciamo, che ci faceva un campano tirrenico alla commissione adriatico-ionica, è divertente sapere. Campano. No, era una battuta. E, no, volevo chiedere se invece se sul tema dei diritti, se sul tema dei diritti, se non è più il caso di allargare, mi chiedo dal punto di vista proprio politico, se non è più il caso di allargare invece che restringere, cioè lei spesso, per esempio anche nel caso di quello di Porcu, se non sbaglio nel suo video su YouTube lei era partito dal caso di un cittadino che aveva subito, diciamo, un problema di handicap ed era rimasto appunto sulla sedia a rotelle, credo, insomma, quindi lei diceva come cittadino questa persona non ha diritto. Rapportato anche alla questione dei diritti delle persone dello stesso sesso, mi chiedo se in questo caso non è più utile proporre di allargare, cioè averlo sia, come dite voi, la casta, ma anche tutti i cittadini. Io sarei veramente felice di poter votare queste cose prima in aula e poi in ufficio di presidenza. Il problema è che è sempre al contrario, si vota in ufficio di presidenza e poi in aula si fa il contrario sulla stessa tematica. È chiaro che non è tollerabile che una persona totalmente inabile al lavoro, come dicevo e denunciavo in quel video, prenda, mi pare, 280 euro di accompagnamento. Ed è chiaro che non è tollerabile che la persona quasi nelle stesse condizioni prenda il quadruplo o il quintuplo solo perché è parlamentare, tra l'altro avendo percepito uno stipendio per 4 legislature da parlamentare, che credo che un tesoretto lo si possa accumulare. Ora, fermo restando, io ho sempre precisato tutto il rispetto per la persona, però è proprio questo atteggiamento che ha contribuito in questi anni ad alimentare l'atteggiamento anticasta. Perché si fanno delle cose all'unanimità e con una facilità grandiosa, che se non fosse per i nostri interventi non ci sarebbero neanche obiezioni, neanche interventi lì, si passerebbe per presa visione, e invece poi in aula o nelle piazze o per televisione si scatenano dibattiti da 20 anni sugli stessi temi. Questo è il punto. Francesco Mesana, Europa. Una domanda al vicepresidente. Lei diceva molto spesso che queste proposte scompaiono, ritardano, ci fanno pensare alla malafede. Da parte di chi? Del presidente Boldrini, dei Questori? Ma io non sono una persona che individua nell'individuo singolo il problema. Io credo semplicemente che se le cose si vogliono fare qui, si fanno. Il Collegio dei Questori è stato efficiente e velocissimo su tante cose. Su altre invece non si sa che fine ha fatto queste diverse proposte, che fine hanno fatto. Io mi rivolgo alla Presidente Boldrini perché è l'interlocutore garante nell'ambito dell'ufficio di presidenza ed è lei che ha la relazione con il Collegio dei Questori. Fermo restando che anche il Collegio dei Questori aveva avuto un mandato dall'ufficio di presidenza e stiamo ancora aspettando. Ora, io voglio pensare che sia un problema di tempo, però come vi ho detto questa storia va avanti dal Presidente della Repubblica e subito dopo il Presidente della Repubblica sono state fatte le consultazioni con tutte le parti politiche per sentire le istanze da inserire in quest'istruttoria sugli stipendi dei parlamentari. La mia impressione, ed è quello in cui non dobbiamo cadere, è la tendenza allo spot, anche per il personale. Noi sosteniamo che prima di tutto vada riorganizzata la macchina amministrativa. Bisogna eliminare, con il contributo dei sindacati e del personale, eliminare tutti quei settori che magari ormai sono superati e poi si fanno i tagli. Perché altrimenti si asservisce la funzionalità della macchina amministrativa allo stato dei tagli già fatti. La mia impressione, e condivido quello che dice Falcaro, è che si stia facendo una corsa, non solo sulle questioni dell'ufficio di presidenza, a dover dare dei risultati, però senza curarsi delle conseguenze di queste cose che si stanno facendo. Ad esempio, la butto lì, ma non è argomento della conferenza stampa, la riforma del regolamento parlamentare della Camera. In realtà glielo chiedevo perché lei ha detto che lo presentava qui prima di presentarlo in ufficio di presidenza. Perché lo presentate qui prima dell'ufficio di presidenza? Cosa? Questo dossier.
No, noi abbiamo già questa, la proposta sugli appartamenti è stata già presentata. La proposta sugli stipendi dei parlamentari è stata presentata il primo giorno dell'ufficio di presidenza e alla fine non sono stati, non è stata presa in considerazione se non per l'istruttoria. Poi è logico che il resto delle cose, alcune sono state richieste, altre non sono state richieste perché abbiamo fatto un'operazione messa insieme degli atti di cui volevamo quantomeno rendere partecipi i cittadini e anche perché siamo coscienti del fatto che se c'è un coinvolgimento mediatico sulla questione, c'è un'accelerazione dei processi. C'è poco da fare. Visto che fate nomi e cognomi senza reticenze, visto che anche Grillo oggi si è lamentato che la stampa non ha dato ampio risalto alla denuncia fatta da voi sulle offese ricevute dalla deputata, dalle due deputate da deputati del PDL, e se fosse possibile avere, se li avete, i nomi di questi deputati del PDL che avrebbero offeso le vostre deputate? Se vuole glielo faccio sapere, non lo so sinceramente, so che c'è stata una denuncia e so che le deputate hanno incontrato anche la Presidente Boldrini su questa cosa, quindi è stata una cosa che ha coinvolto anche la Presidenza della Camera, però insomma, non ne ho idea insomma, al momento. Sarebbe utile saperlo anche perché noi possiamo fare le verifiche. Con piacere. Caso, grazie.